Certamente, sì. Credo che questo percorso iniziato con gli amici spagnoli e adesso con questa avventura con gli amici francesi dimostri davvero quanto noi crediamo a questi valori fondamentali dell'Europa Unita, degli Stati che stanno assieme grazie a dei valori condivisi, a criteri di solidarietà, a criteri culturali, a valori che creano anche opportunità certamente di contatti in qualsiasi direzione, ma alla base di tutto c'è davvero questo credo nostro di questi valori così forti. L'amicizia con Manzarito resta e prosegue, avete già un appuntamento per i prossimi mesi? Con Manzarikos stiamo adesso, dopo lo scambio di visite, stiamo pensando dei progetti, soprattutto partendo da una collaborazione con le scuole e con l'associazionismo locale, con il volontariato, perché abbiamo davvero capito che anche loro vogliono intraprendere una collaborazione che porti le nostre culture ad unirsi anche attraverso progetti comuni, ad esempio legati agli aspetti culturali dell'istruzione, ma anche agli aspetti ambientali del territorio. Ecco, il prossimo appuntamento invece è anche con San Colombo da fissare. Sì, già fissato a metà maggio. A metà maggio, quanti sarete? Una rappresentativa? Una delegazione di circa 20 persone, è composta da alcuni amministratori, dai componenti del Comitato per il Gemellaggio e dai rappresentanti delle associazioni. Si recherà a San Colombo per ufficializzare anche là la cerimonia di gemellaggio e loro ci hanno già dato l'invito. E l'Unione Europea vi aiuta con qualche contributo in questo caso? Allora, con questo secondo gemellaggio l'iniziativa è stata proprio nostra, spontanea, per ora contributi non abbiamo ricevuti, siamo comunque propensi a costruire dei percorsi attraverso progetti culturali, perché il paese francese, Saint-Colombe, è vicino a Vienne, di origine romana, occupata dai fratelli romani, e assieme vorremmo fare dei percorsi alla riscoperta della nostra storia comune. Voglio ricordare che non c'è migliore celebrazione di questo primo gemellaggio con la Francia che il riconoscimento già segnato dalla carta mondialistica di circuito patrocinato dal Consiglio d'Europa dei siti cluniacensi che Lugano ha ottenuto molto recentemente. Fare un commento anche questo recupero eroico della chiesa di San Martino. Ecco, dicevo, questo è una cosa importante davvero, è stato un progetto condiviso con la parrocchia proprietaria dell'immobile, è stato un progetto direi difficoltoso perché il restauro è autorizzato alla soprintendenza, è comunque stato un restauro molto difficile, particolare, è il luogo più antico del nostro paese assieme al nostro castello, alla zona del castello, e abbiamo così, siamo andati alla scoperta anche di questi monaci di Cluny e abbiamo aderito volentieri a questa federazione dei siti cluniacensi. L'adesione è stata accolta e in questi giorni proprio abbiamo esposto come indicazione del nostro paese anche come sito cluniacense. Siamo orgogliosi di appartenere a questo circuito europeo. Perfetto. Chuck, potresti accompagnarmi?